andato a vedere Ultimo Tango a Parigi al cinema perché... È un film che ha rivoluzionato il costume. Lui è più bello di lei, cioè, e comunque l'ho sempre trovato, perché sono una sorta di seguace di Marlon Brando. Ho sempre ammirato ogni cosa, ogni movimento, ogni capillare di Marlon Brando. Sarà incredibilmente sorprendente. Andate a vedere L'Ultimo Tango al cinema, come vanno visti i film. Inquietante, eccitante, sconvolgente, è un film bellissimo. Tutte le volte che l'ho visto ha sempre avuto un impatto, ecco, con un rapporto con l'inconscio molto forte. Quella non è una fiction, un'altra cosa, un film sacro, e quindi andate a vederlo, perché è un film sacro L'Ultimo Tango a Parigi. È un film che può essere visto e condiviso solamente al cinema. Vedere quel film solo sul piccolo schermo, sullo schermo di un computer o di un televisore, significa vederne solo l'ombra. Andate a vederlo perché vedete intanto un film sul piano espressivo, estetico ed espressivo, bellissimo. Questo film è stato proiettato come fosse Carbonaro in cantine, nascondendosi. Per esempio, io penso a mio figlio che ha 17 anni, che non ha mai visto L'Ultimo Tango a Parigi. Per lui sarà un'esperienza straordinaria, quindi lo porterò al cinema a vedere la copia restaurata e sarà un'esperienza che condividiamo insieme. Ora c'è l'opportunità, grazie al fatto che alcune persone hanno fatto delle battaglie perché questa cosa si potesse vedere, di vederlo al cinema. Andate a vedere Ultimo Tango al cinema e tornerete a quando avevate 16 anni e Maria Schneider vi faceva uscire fuori di testa. È un film pazzesco, pazzesco di immagini, pazzesco di storia, pazzesco di tutto. Andate al cinema a vedere Ultimo Tango a Parigi perché avrete un rapporto fortissimo con la sensualità sullo schermo. Andate a vedere Ultimo Tango al cinema perché non solo è un capolavoro, ma è un film che vi aprirà la mente sui misteri della sessualità, dell'erotismo e dell'intellettualismo applicati a questi elementi. Troverete qualcosa di diverso rispetto a vederlo in televisione. Troverete qualcosa di diverso, qualcosa in più, una dimensione che non troverete in nessun altro luogo che non al cinema. Approfittate di questa libertà e rendetevi conto anche del fatto che quella libertà vi consente oggi di vedere dei film che altrimenti non potreste vedere. Perché solo al cinema vi sembrerà di essere veramente lì.